In attesa di mettere le mani sul prodotto finale, abbiamo trascorso qualche ora in anteprima con Sensero, il nuovo capitolo reboot della celebre saga open world di Volition. Armati fino ai denti, con le peggiori intenzioni criminali e con quella buona dose di follia che da sempre caratterizza il franchise, abbiamo dunque vissuto le primissime ore del gioco nei panni di questi nuovi Saints e siamo pronti a raccontarvi com'è andata la nostra prova di un titolo che, dal prossimo 23 agosto, promette di regalare a tutti gli appassionati un'avventura densa di adrenalinico divertimento. Prima di proseguire, come di consueto, vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale per non perdere nessun contenuto di EveryEye.it. La nostra prova ci ha portato a scoprire le prime 3 ore circa della campagna. Non abbiamo dunque potuto assaggiare le questline più spettacolari nelle fasi più avanzate di gameplay. Pertanto, quelle che vi raccontiamo oggi sono a tutti gli effetti le nostre prime impressioni sul titolo, poiché l'incipit dell'avventura ci ha permesso di muovere soltanto i primi passi nel nuovo mondo di Saints Row. Ciò non significa comunque che il nostro primo approccio pad alla mano con il gioco non sia stato divertente. Questo nuovo capitolo, che come suggerisce il titolo vuole essere un vero e proprio rilancio per la saga, ci porterà a vivere una storia di ascesa nel sostrato criminale di Santo Ileso. Dopo una breve cinematica siamo stati chiamati a modellare le fattezze, la personalità e la voce del nostro avatar. L'editor di creazione di Saints Row si rivelerà piuttosto ricco ed esuberante. Oltre agli asset più canonici come il sesso, la forma del viso, il tono della corporatura, la muscolatura, barba, tatuaggi e cicatrici, potrete sbizzarrirvi con diverse opzioni del tutto sopra le righe. Dopo un prologo abbastanza sconvolgente, il racconto ci porta indietro di qualche tempo e ci catapulta nella doppia vita del nostro avatar, quella di soldato per conto dell'agenzia di difesa Marshall, il cui obiettivo è assicurare alla giustizia i criminali più efferati e micidiali di Santo Ileso, e quella di criminale. Per fare fortuna tra le roventi sabbie della città, infatti, il nostro personaggio è in combutta con altri 3 compagni di malefatte, con i quali rapine e raggiri per accumulare ingenti somme di denaro sono all'ordine del giorno. L'obiettivo è quello di scalare i vertici malavitosi del posto e farsi un nome nell'ambiente, e visto ciò che accade nel prologo, possiamo dedurre che ci riuscirà. Nelle 2 ore successive abbiamo alternato questo tipo di incarichi dall'anima decisamente più urbana e scanzonata con le missioni per conto della Marshall, che invece si sono rivelate più articolate e spettacolari, ma comunque non meno estrose. Il team di Volition ha garantito poco più di 30 missioni che comporranno la campagna di Saints Row, per un approccio che a quanto pare tende a prediligere la qualità alla quantità. Per il momento, in attesa di poter valutare l'intero comparto narrativo e la varietà di tutti i contenuti proposti, ci sentiamo di confermare in via preliminare questa dichiarazione. I pochi capitoli dedicati alla storia che abbiamo giocato ci hanno intrattenuto a dovere e in alcuni casi sono stati accompagnati da una buona messa in scena. Sono le attività per conto della Marshall ad averci messo di fronte alle sequenze più coinvolgenti. Tra sortite nei covi nemici e rocambolesche sparatorie fino ad inseguimenti automobilistici nel deserto degni di Mad Max, la nostra sensazione è che la componente narrativa avrà un peso davvero importante ai fini dell'esperienza complessiva, complice anche un open world che nelle sue fasi più classiche non si discosta di una virgola dai crismi delle passate generazioni. Il mondo di Saints Row rimane comunque molto affascinante. La Santo Ileso messa in piedi dal team di sviluppo è uno scenario di sabbia, ruggine e sangue, un moderno far west che ci ha regalato paesaggi piuttosto gradevoli a vedersi, pur ricordandoci a tratti anche troppo la Los Santos di Grand Theft Auto 5. Complice anche una sceneggiatura che pare voler mantenere un tono più realistico rispetto alle ultime produzioni, questo Saints Row si ispira più che mai proprio al più recente capitolo di GTA e in generale a tutto il franchise Rockstar, ora nelle svolte di trama, ora nell'infrastruttura del suo mondo aperto e talvolta nella gestione della progressione e degli elementi opzionali. Parliamo quindi di un sandbox piuttosto scontato nello svolgimento del free roaming, durante il quale è possibile inframmezzare la main quest con i cosiddetti lavoretti. Si tratta di una manciata di missioni secondarie disseminate in tutta Santo Ileso, che consistono nel rimettere in pratica quanto fatto durante la campagna per conto di altri committenti. Sparsi per l'assolata cittadina e per i suoi ampi canyon, inoltre, ci sono svariati punti di interesse in cui accumulare collezionabili o informazioni sul paesaggio circostante, elementi che comunque si attestano come semplici riempitivi durante le fasi esplorative. Altra meccanica recuperata dai congeneri di Saints Row è l'utilizzo del telefono per aprire un menu contestuale, dal quale è possibile accedere a svariate feature di gioco. Attraverso lo smartphone si possono selezionare gli incarichi della campagna o fissare i lavoretti da portare a termine, come pure monitorare le sfide e soprattutto gestire un accenno di componente ruolistica legata alle capacità del nostro personaggio.
Visto il poco tempo a disposizione durante la prova, non abbiamo avuto modo di scoprire per bene tutte le abilità sbloccabili, né abbiamo potuto assaggiarne l'utilizzo in battaglia. Basti sapere però che aggiungerli alla ruota delle skill arricchisce non poco il combat system. Durante la nostra run, ad esempio, abbiamo sbloccato un attacco che permette di afferrare l'avversario, infilargli una granata nei pantaloni e lanciarlo in avanti, così da innescare violente esplosioni che possono colpire anche altri nemici. Questo tipo di irriverenza si riflette su tutto il gameplay di Saints Row. Durante i combattimenti, ad esempio, è possibile cimentarsi in scontri corpo a corpo qualora abbiate esaurito le munizioni. Scontrarsi fisicamente con le orde nemiche, inoltre, garantisce due vantaggi sostanziali: eliminare il bersaglio di turno con una sola mossa e ricaricare la propria salute. Proprio per questo le fasi melee non costituiscono il fulcro dell'impasto ludico. Perché si possa ingaggiare questa sequenza corpo a corpo, è necessario che i nemici stiano per attaccarvi, illuminandosi di viola. Così facendo, premendo il pulsante apposito, si attivano uccisioni corpo a corpo particolarmente fantasiose, fatte di coreografie esuberanti e animazioni gradevoli. Nella sua anima action, Saints Row ci è parso uno sparatutto in terza persona piuttosto classico. Il gameplay non sembra particolarmente rifinito, ma è funzionale e garantisce una buona varietà di bocche da fuoco. C'è comunque da specificare che il feeling con le armi a nostra disposizione non è stato memorabile, così come le dinamiche legate alla mira. Nel complesso però sparatorie e combattimenti hanno saputo divertirci a sufficienza incarnando appieno l'anima profondamente goliardica del franchise. Un'atmosfera che si respira pienamente anche nelle fasi al volante. In tal senso l'impressione è che Volition abbia lavorato per rifinire al meglio i segmenti dedicati alla guida, e dobbiamo ammettere che il feeling con i veicoli sembra più soddisfacente che mai. Pur avendo migliorato la tenuta delle ruote su strada, comunque, aspettatevi dalle traversate in auto e moto un approccio tutt'altro che simulativo. L'anima arcade e confusionaria della produzione emerge tutta durante gli inseguimenti con la polizia o i criminali. Il comando adibito alle derapate permette di abbracciare le curve con tutta l'irruenza possibile, e premendo l'apposito pulsante mentre ci si avvicina in corsa un mezzo nemico, è possibile mettere a segno dei violentissimi colpi di fiancata. Insomma, che sia a piedi o a bordo di un veicolo, i toni sfrenati e totalmente sopra le righe di Saints Row sapranno garantirvi ore di divertimento e adrenalina, trasformando spesso l'avventura in un coacervo di esplosioni, macchine volanti e uccisioni creative. In ultima analisi menzioniamo l'intelligenza artificiale, che come è lecito aspettarsi rimane profondamente ancorata alle regole di un open world di vecchia generazione. Pur consapevoli di non trovarci di fronte alla versione definitiva del gioco, il comportamento dell'intelligenza artificiale nemica ci ha lasciati a tratti interdetti. Nelle fasi più concitate della campagna, infatti, gli schemi di movimento degli avversari si sono rivelati abbastanza prevedibili e lineari. Nei segmenti di combattimento all'interno dell'open world, invece, in un paio di occasioni gli NPC hanno deviato fin troppo dal terreno di scontro, posizionandosi in aree per noi inaccessibili ai fini del completamento della missione. Magagne che speriamo non tendano a ripetersi troppo spesso nel prodotto finale, dal quale in tal senso ci auguriamo una maggiore rifinitura. Ora vi lasciamo la parola. Cosa ve ne pare di questo nuovo Saints Row? Fatecelo sapere nello spazio dedicato ai commenti. This town is full of opportunities. If you know where to look.